Carissimi ragazzi e ragazze, in ascolto su Radio Buon Consiglio, voi tutti gentili ascoltatori, Ave Maria. Ben ritrovati in questa ultima puntata di Spazio Giovani, non soltanto l'ultima puntata del ciclo di catechesi dedicata alla Divina Volontà. Insomma, le suore mi hanno comunicato questo cambio di palinsesto, insomma, della radio, per cui sicuramente potrete trovare e nel nuovo palinsesto ci sarà uno spazio per quanto riguarda me, a quanto mi hanno comunicato, dedicato sicuramente per un certo periodo alle catechesi sulla Madonna, e sarà lunedì mattina alle 10:30. E mentre essendo questa anche l'ultima puntata del ciclo di catechesi dedicato alla Divina Volontà, ecco, come promesso, è mio fermo impegno e proposito proseguire la trattazione catechetica anche del tema della Divina Volontà a cadenza possibilmente settimanale, ovviamente attraverso delle modalità comunicative differenti, cioè non ci sarà uno spazio radio, non credo, ma ci sarà una diretta in streaming sul mio profilo Facebook una volta a settimana. Adesso ci devono soltanto un attimo pensare, ci abbiamo un po' di tempo, insomma, entro la fine della settimana comunicherò pubblicamente, insomma, sulla mia bacheca il giorno e l'ora che ritengo, insomma, adeguata. Se qualcuno vuole darmi qualche suggerimento, insomma, circa il possibile giorno e l'ora, insomma, sono in ascolto. E chiaramente poi da non ci sarà soltanto la diretta, ma anche il podcast sul sito www.leonardomariaconte.it e il video sul mio canale YouTube. Quindi per coloro che desiderano approfondire ulteriormente in maniera, ecco, anche catechetica, quindi non soltanto dentro un contesto di orazione, di meditazione, questo lo faccio già da tempo, il discorso sulla Divina Volontà, penso di proseguire, ecco, con un ulteriore, insomma, magari un secondo ciclo di catechesi sulla Divina Volontà, che abbia un po' delle caratteristiche, adesso poi vedrò, insomma, come il Signore mi suggerisce, come la Divina Volontà stessa mi farà comprendere, insomma. So che devono andare avanti, ecco, come poi certamente il Signore non mancherà di farmi notare. Oggi siamo dunque all'ultima puntata di questo ciclo di catechesi intitolati Il dono della Divina Volontà. Come promesso, concluderemo con un passo bellissimo, e qui andiamo alle altissime vette, ecco, al volume 34 degli scritti del Libro di Cielo. Quindi siamo al terz'ultimo volume, i volumi sono 36, quindi negli ultimi volumi ci sono diverse considerazioni, diversi passi che parlano di Maria Santissima come, potremmo dire, fonte e culmine per certi aspetti della vita nella Divina Volontà, ecco, parafrasando e mutuando un'espressione che il Magistero della Chiesa usa per la liturgia, no? Come fonte e culmine della vita della Chiesa. E il brano di oggi è stupendo, ci farà sicuramente conoscere delle cose che non sapevamo della Madonna. Bellissimo, tantissimi brani, quindi è bellissimo anche proprio l'ultimo brano in assoluto degli scritti, proprio l'ultimo brano del volume 36, che è uno splendido panegirico mariano, bellissimo. Però purtroppo, ecco, il tempo a nostra disposizione è terminato e quindi si sono dovuto operare delle scelte. Ci sarà certamente modo, nel divin volere, anche di rendere giustizia alle moltissime cose che non si è potuto dire in questo ciclo di catechesi, che per quanto lungo, questo dovrebbe essere la 52esima ed ultima puntata, quindi esattamente un anno, sono 52 le settimane in un anno, però ovviamente appena appena una piccola introduzione, insomma, a questo mondo tutto divino. Passiamo al brano di oggi, perché è abbastanza lungo e anche molto ricco. Quindi non vorrei arrivare al termine della trasmissione senza neanche aver terminato la lettura, che è del 20 dicembre del 1936, volume 34.
porta questo titoletto che leggo a mo' di introduzione, che è il fiat divino fece concepire la Vergine attenzione in ciascuna creatura, affinché tutti avessero una madre tutta propria. Dote che Dio diede alla Vergine, trionfi e vittorie di Dio, vittorie e trionfi della Vergine, nei quali vengono dotate tutte le creature. Allora, dopo questa lettura, impossibile che non si diventi amanti e devoti della Madonna, perché verremo a sapere che la Madonna ha fatto delle cose per noi e oggettivamente Dio stesso ha fatto e ha costituito delle cose che ci mettono in relazione necessaria con la Madonna. Quindi io posso anche non approfittarne, posso anche, come dire a Gesù stesso, fare finta di niente, ignorarla, ma oggi, tu che stai ascoltando, saprai quanto bene oggettivo e immenso ha già fatto la Madonna a te, proprio a te. Sia che tu ne usufruisca, sia che tu non ne voglia usufruire, non lo voglia riconoscere, non ci voglia credere o qualunque altra cosa. Comincio la lettura. Il mio sommo bene Gesù mi tiene come immersa nel gran prodigio della sovrana regina e pare che tiene volontà di voler dire ciò che il Dio operò in questa gran signora. E atteggiandosi a festa con gioia indicibile, mi dice, prima pausa. Quindi Gesù sta per parlare dei prodigi operati nella Madonna e si atteggia a festa, quindi, e con gioia indicibile. Quindi Gesù, quando poteva parlare della Divina Maria, era pieno di gioia e si atteggiava a festa. Quindi già questo ci fa comprendere, no? Chi ama la Madonna fa gioire il cuore di Gesù. Ecco. Non sia mai, ecco, che pensiamo come i falsi devoti di cui parla San Luigi Monforte, che qualcuno che dia importanza alla Madonna sminuisce Gesù. Perché chi dà importanza alla Madonna dà importanza alla creatura a cui Dio stesso ha voluto dare importanza. E quindi Dio stesso gioisce di questa importanza data e dell'amore dato a Maria Santissima. Ascoltami, figlia mia benedetta, dice Gesù, sto riprendendo la lettura. I prodigi sono inauditi. Le sorprese che ti narrerò faranno strabiliare tutti. Sento il bisogno di amore, di far conoscere che cosa abbiamo fatto con questa Madre Celeste ed il gran bene che hanno ricevuto tutte le generazioni. Anche questo scritto è un'ulteriore testimonianza di una caratteristica degli scritti di Luisa. Queste cose che adesso leggeremo, chiunque le avesse già lette e sentite da qualche altra parte, lo prego in carità e in umiltà di farmi una mail, di venirmi a trovare e di dirmi: guarda, Don Leonardo, niente di nuovo, era già stato detto a San X, Santo Y o Santa Z. Io mai sentite robe del genere, mai. Certamente non sono tutto questo gran pozzo di scienza, ma io mai sentite e devo confessare, insomma, come dire, a conferma di quello che sto dicendo, cioè che da quando mi sono, tra virgolette, un pochino avvicinato alla Madonna, spero innamorato della Madonna, anche se stiamo sempre molto al di qua di quanto ella meriterebbe, e ormai sono passati 20 anni da questo. Io la consacrazione Totus Tus la feci nel lontano 1998, dopo aver conosciuto gli scritti di San Luigi Monforte, e da allora cominciò con la Madonna la stessa cosa che era cominciata quando ci fu una forte conversione, quindi da prima è arrivato Gesù, diciamo così, nella mia vita, e dopo essermi un po' più riavvicinato, proprio convertito, ancora di più sentita la vocazione, è cominciato, come dire, una ricerca spasmodica, d'accordo, letture, libri dei santi, eccetera, magistero, di tutto. Volevo conoscere meglio il mio Signore.
perché sentivo di amarlo, ma volevo conoscerlo meglio. Che cosa devo fare per essere gradito? Com'è lui? Come pensa? Che fa? Che vuole? Il Vangelo lo leggevo tutte le mattine, insomma, me lo sono sviscerato in ogni minimo particolare, no? Ma sempre di più, non mi bastava, non mi bastava. Un fenomeno analogo successe dopo che conobbi la Madonna, perché San Luigi Monforte ti mette, ti butta tanta di quella luce, dice, ma chi è questa creatura? Cioè, già quello dice, ma chi se andava a immaginare roba del genere? Allora dice, ma chi è questa creatura? E ho cominciato pure a rileggere, di tutto mi sono letto, d'accordo? Santi, dottori, antichi, moderni, tutto. Le apparizioni me le sono, non dico tutte, insomma, le apparizioni riconosciute dalla Chiesa me le sono sviscerate, ci ho scritto pure un libretto. Sono andato a indagare, a volte anche rischiando un po', ecco, su apparizioni anche non ufficialmente riconosciute, anche un po' così. Non è stato male, perché comunque uno si fa anche un po' un criterio di discernimento, no? Perché una conoscenza senza più approfondita poi ti fa anche, come dire, venire un pochino di naso, no? Quindi sapete che nel mondo delle apparizioni non riconosciute noi abbiamo una certa libertà e ci vuole anche grandissima prudenza. Quindi libertà significa, dice, farsi un'idea, dice, ma potrebbe essere veramente la Madonna quella che dice queste cose, che dà questi messaggi, che dà questi messaggi, insomma, lo si fa certamente. Più si cresce nella conoscenza mariana, alla luce delle cose che sono certe, quindi del Magistero, degli scritti del Dottore dei Santi e delle apparizioni riconosciute dalla Chiesa, più, come dire, ci si affina un pochettino. Però, ecco, due autrici, cioè io consiglio a tutti, lo dico anche qui, ho parlato tante volte Padre Livio, anche su Radio Maria, insomma, non voglio adesso fare pubblicità alla concorrenza, insomma, però è abbastanza diffuso adesso. Il testo del grande Mariologo Padre Roschini, Gabriele Maria Roschini, che scrisse un testo di Mariologia sulla base degli scritti di Maria Valtorta sulla Madonna, che è stupendo, d'accordo? Lì c'è proprio un'immagine viva di Maria Santissima. Qui poi, guardate che questi scritti, tra l'altro, precedono di poco quelli di Maria Valtorta, perché Maria Valtorta ha scritto la grande opera sul Vangelo, da cui si desume gran parte della Mariologia valtortiana tra il 43 1943-1947, comunque ha scritto per 10 anni, perché gli ultimi suoi scritti risalgono al 53, mentre Luisa ha smesso, come sappiamo, nel 38. Quindi prima Gesù ha mostrato questa, come dire, queste cose che adesso sentiremo, quindi quello che ha fatto la Madonna. Poi ha fatto vedere il film, d'accordo? Quindi ha presentato la vita terrena, bellissima, dove tutto questo che noi impariamo anche dagli scritti di Luisa, si vede vivo in atto. Quindi c'è un mondo da scoprire, però queste cose che dice a Luisa non si trovano da nessunissima altra parte tra le mie conoscenze, almeno. Ripeto, se qualcuno sapesse qualcosa, sono ben lieto, mi rallegrerei molto, ecco, di poter dire, ah, sono contento, insomma, che allora. Detto questo, tu devi sapere che nell'atto di concepire questa Vergine Santa, cominciamo ad ascoltare bene, la nostra volontà divina, che possiede tutto e con la sua immensità abbraccia tutto, e possiede, attenzione, l'onniveggenza di tutti gli esseri possibili e immaginabili, e con la sua virtù tutta propria, che quando opera fa sempre opere universali. Quindi, come questa Vergine fu concepita, la nostra volontà con la sua virtù creatrice, attenzione, chiamò tutte le creature ad essere concepite nel cuore di questa Vergine. Ripeto, anche perché qui il testo originale di Luisa è mal messo. E io ho letto già la versione corretta delle note. Ripeto, attenzione. Quindi, questa divina volontà, come questa Vergine fu concepita, la nostra volontà con la sua virtù creatrice chiamò tutte le creature ad essere concepite nel cuore di questa Vergine. Io, Leonardo Maria Pompei, d'accordo? Sono stato concepito dalla divina volontà nel cuore di Maria Santissima. Quindi, quando Maria Santissima fu concepita, per
pensata da Dio, io sono stato pensato in lei. Noi sappiamo da San Paolo, questo ce lo dice San Paolo, che tutti gli esseri umani in Cristo ci ha scelti prima della creazione del mondo per essere santi e immacolati nell'amore e nella carità. Questo lo scrive San Paolo. Quindi che ogni essere umano, ogni essere intelligente sia stato concepito in Cristo, quindi che Dio abbia stabilito una relazione necessaria di ogni uomo con Cristo, che è il Salvatore necessario, ce lo dice San Paolo. Ma nel cuore di questa Vergine io non l'ho mai sentito, ce lo dice Luisa. Ma non basta, attenzione, questa è la prima parte, quindi noi tutti concepiti nel cuore di questa Vergine. Cosa significa? Significa che questa Vergine ci ha conosciuti e ci ha amati ad uno, ci conosce e ci ama ad uno. Così come nostro Signore Gesù Cristo. Non so se, cioè, non so se mi spiego. Questo è italiano, questo qui, eh? Ma non bastò il nostro amore, quindi attenzione, noi concepiti in lei. Mo c'è la seconda parte, l'anticipo. Lei concepita in ciascuno di noi. Sentite. Ma non bastò il nostro amore, dandone gli eccessi più incredibili. Fece concepire questa Vergine in ciascuna creatura, affinché ciascuna, attenzione, avesse una madre a sé, tutta sua, sentissero la sua maternità nel fondo delle loro anime, il suo amore che più che a figli, mentre li tiene concepiti in sé, attenzione, bilocandosi è concepita in ciascuna creatura per mettersi a disposizione di loro, per crescerli, guidarli, liberarli dai pericoli e con la sua potenza materna imboccare loro il latte del suo amore ed il cibo con cui si nutrire la stessa qual è il fiat divino. Attenzione, qui per comprendere bene bisognerebbe leggere uno scritto e qui andiamo veramente nelle altezze. Questa è l'ultima puntata, quindi ragazzi, andiamo proprio in paradiso. La divina volontà, si legge in un altro passo degli scritti, possiede, è ovvio questo qui, quella che si chiama la virtù generativa e bilocativa. Cioè la virtù generativa è la potenzialità infinita creatrice che ha e la capacità di bilocarsi. Allora, per farvi capire. Gesù è presente nell'Eucaristia così come è presente in cielo, in corpo, sangue, anima e divinità, ci credete o no? Questo è dogma di fede, questo qui, eh? D'accordo? Concilio di Trento, Mysterium Fidei di Paolo VI. Domanda: in quanti tabernacoli del mondo Gesù Cristo è presente così come si trova in cielo ed è lui, d'accordo? È lui. Sarà quanti sono? Mettiamone pochi, 1 milione di tabernacoli. Ci sono 1 milione di Cristi o ci sono 1 milione dello stesso Cristo? Cioè Gesù è lo stesso, ma per la sua potenza divina che è infinita, può essere totalmente presente in ciascun tabernacolo, in ciascuna ostia, in ciascuna parte infinitesimale di essa? Quindi è bilocazione? No, è milioniplicazione, d'accordo? D'accordo, questa è una caratteristica divina. Ora, questa cosa gli è stata trasmessa alla Madonna. Avete visto? Cioè, hai detto che la gente si stupisce, no? C'è la Madonna di Fatima, c'è la Madonna di Lourdes. Allora, pensate, no? Con questo scritto si capiscono anche delle cose. Non ci abbiamo pensato. Per esempio, la Madonna di Guadalupe apparve a Juan Diego come una meticcia. Ma la Madonna è così? No. Ma la Madonna è la mamma dei meticci. Ciascuno avesse una mamma come se fosse una mamma sua. È la mamma di Juan Diego. Com'era fatta la mamma di Juan Diego? La mamma di Juan Diego era una meticcia. E se appare in Africa? Apparirà un pochino abbronzatina? E se appare in Giappone? Qual è l'apparizione di Akita? È la stessa Madonna o sono tante Madonne? È la stessa Madonna, ma tiene per la potenza della divina volontà che lei è stracolma, la stessa virtù che la divina volontà ha. Si chiama potenza generativa e bilocativa, cioè si può moltiplicare
per tante quante sono le creature in cui deve essere concepita. In modo tale, dice Gesù, che ciascuno abbia una mamma sua tutta per sé, cioè, capite? Cioè, anche in paradiso, cioè noi purtroppo, ecco per questo è un mondo divino, qui bisogna fare uno sforzo, cioè, come ce lo immaginiamo il paradiso? Cioè, supponiamo che il paradiso, se andiamo in paradiso, staranno da qualche parte l'umanità santissima di Gesù Cristo e della Madonna, no? Allora, io amo tanto la Madonna, questo almeno ci provo, ma San Luigi Monforte la amata tanto la Madonna? È certo. E San Domenico? È certo, sto dicendo soltanto i più pronti. E San Giuseppe? Chi si mette vicino a San Giuseppe? Scusate. E il beato Arno della Rupe, che l'ha sposato, gli ha messo un anello a dito fatto con i suoi capelli. E San Bernardo? E San Giovanni di Ede? Sto dicendo soltanto, ma poi ce ne stanno un'altra marea. Allora che dice, che devo fare? Ho parlato un minuto con la Madonna che mi devo mettere in fila. Che devo fare? Cioè, come faccio a mettere a compagno con San Giuseppe, con San Luigi? Io non la vedo mai la Madonna così, no? Cioè, adesso ci sto scherzando, ma proviamo a pensarci. Non funziona così. Perché in paradiso la Madonna sarà tutta mia. Come se San Luigi, con il dovuto rispetto, San Pio, tutti, non esistessero. Capite? Quando Gesù dice a Luisa: guarda, tu devi fare in modo che nel mondo ci siamo soltanto io e te. Cioè, l'esperienza dei santi è che Gesù era tutto per loro, come se tutti gli altri non fossero esistiti. È chiaro che io lo so che Gesù ama tutti e amo tutti per amore suo. Io lo so che la Madonna ama tutti e vuole essere amata da tutti. Però nel nostro rapporto personale è come se fossimo da soli. Lo sapevate questo qui? Tu lo sapevi? Che siamo tutti stati concepiti nella Madonna e che noi, cioè questa cosa già c'è. Tu hai la Madonna concepita in te, tu c'hai una Madonna tutta attenta a te, a tua disposizione, affinché ciascuno avesse una madre a sé, tutta sua, sentissero la sua maternità nel fondo delle loro anime, prova a sentirla, chiamala, il suo amore. Che più che a figli, mentre li tiene concepiti in sé, bilocandosi, è concepita in ciascuna creatura per mettersi a disposizione di loro, per crescerli, guidarli, liberarli dai pericoli. Lo fa solo per te, come se non ci avesse nessun altro pensiero che te. E con la sua potenza materna, imboccare loro il latte del suo amore e il cibo con cui si nutrì lei stessa con il fiat divino. Siamo arrivati al termine di queste catechesi, secondo me. Mi è venuta una voglia di entrare nel fiat divino. Benito, c'hai la tua mamma già concepita dentro la tua anima, che aspetta soltanto che tu gli dici: senti, mi porti dentro questo regno. Lei è nata per questo. È nata per questo. Cioè, questi scritti sono il compimento di tutta la devozione mariana possibile e immaginabile. Perché diceva Padre Pio, la vera devozione consiste nell'imitazione. Chi è devoto della Madonna? Chi la imita? Chi fa la sua stessa vita? E chi fa la sua stessa vita? Chi vive nel fiat divino? La vita della Madonna non è stato altro che questo. Non è stato altro che questo. Il mio caro amico Frappio, ho detto tante volte, e io sottoscrivo fino all'ultima sillaba, anche lui chiaramente molto devoto alla Madonna, è convintissimo che in tutte le apparizioni mariane, comprese quelle più recenti, la Madonna non stia facendo nient'altro e lavorandoci tanto che preparare le persone a entrare nel mondo della divina volontà. Basta. Perché solo così saranno felici e solo così saranno copie viventi di lei, che hanno la sua stessa vita. Riprendo la lettura. La nostra volontà, avendo vita libera in lei, il suo dominio totale, con la sua potenza, mentre chiamava tutti in questa celeste creatura, quindi tutti concepiti in lei, per avere la gioia di vedere tutti racchiusi in essa e per sentirsi dire: la Madonna glielo dice al Signore, sono già tutti in me i miei due figli, perciò ti amo per tutti. Adesso cominciamo a vedere le conseguenze, cioè l'essere concepiti tutti in lei ha fatto sì, vi ricordate quando abbiamo detto che nella vita terrena di Gesù, sia Gesù che la Madonna hanno già fatto tutti quanti i nostri atti e tutto fa, cioè tutto l'amore che io non ho dato a Gesù nella mia vita, nella mia esistenza, gliel'ha già dato tutto la Madonna, non soltanto, cioè l'ha fatto dentro di me, lo ha fatto per me, io sono stato concepita in lei, d'accordo? Quindi la sua vita è la mia vita,
se io lo voglio e se la faccio mia. Sono già tutti in me, i miei e i tuoi figli, perciò ti amo per tutti. Poi la bilocava in tutti ed in ciascuno. Attenzione, la presenza di Maria in me, quindi la sua bilocazione personalizzata, è finalizzata a cosa? Per sentire in ciascun'anima l'amore di questa nostra figlia, tutta bella, tutto amore. Cioè posso dire che in me Gesù, Dio, la Santissima Trinità, ha sentito l'amore che gli devo dare perché la Madonna in me l'ha amato per me. Ecco la vita nella divina volontà, ecco i giri, vedete come uno comincia a capire. Con quest'ultima puntata, anche forse tante puntate precedenti, no? Cosa facciamo noi quando facciamo un giro? Andiamo a fare la stessa cosa che Gesù e Maria hanno già fatto per tutti, identica. Ricolmando un'altra volta di feste la Santissima Trinità, anche se le cose sono fatte da noi poveri peccatori. Possiamo dire: non vi è creatura per la quale essa non prese l'impegno di amarci. Lo sapevi tu? Tu lo sapevi? Che tutto l'amore che non è dato a Dio, la Madonna gliel'ha dato già per te. Il nostro Fiat la elevò tanto da darle tutto, e fin dal primo istante della sua vita la costituimmo regina del nostro Fiat, del nostro amore. E quando ci amava, si sentiva nel suo amore la sua maternità ed armonizzava, sentite che bello, l'amore di tutte le creature. Ed oh, com'era bella! Che formava di tutto un solo amore. Ci feriva, ci felicitava fino a sentirci languire. Attenzione, sta parlando Gesù Cristo. Attribuisce queste cose alla Santissima Trinità, cioè quest'amore capace di amare Dio in tutte le creature, di armonizzarle tutte insieme, tutte chiuse nel suo cuore, tutte in un atto ininterrotto d'amore alla Santissima Trinità. Feriva la Santissima Trinità, la felicitava. La faceva languire, ma dico, ma può Dio languire? Sì, Dio può languire. La Madonna l'ha fatto languire. Ecco. Avete detto così. Il suo amore ci disarmava, ci faceva vedere tutte le cose. Vedete i giri, cielo, sole, terra, mari e creature coperti e nascosti nel suo amore. Vedete anche la vita nella Divina Volontà che cos'è? È amore, basta. È amare Dio con tutto noi stessi, d'accordo? È la perfezione del primo comandamento. Quando lo compiremo, questo primo comandamento? Amare il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutte le tue forze. Chi lo compie, questo primo comandamento? Chi? Oggi, per carità, il secondo, che è un grande comandamento, attira molte sensibilità, ma ricordiamo sempre che è il secondo, è il grande comandamento. Amatevi gli uni gli altri come io vi ho amato. Il comandamento no, ma è sempre il secondo. Ma chi è che vive bene il primo comandamento? Dato fin dai tempi dell'Antico Testamento, Shema Israele, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, stiamo Deuteronomio capitolo 6, fu dato a Mosè, amerai il Signore Dio tuo, te l'avevo posto di pure in ebraico, con la sua memoria, con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutte le tue forze. Stiamo a Deuteronomio, stiamo ai tempi di Mosè, stiamo al, quanto era Mosè? 1200 circa avanti Cristo. 1250, voglia quanto ne è passato. Chi ha vissuto con perfezione? Cosa dice San Tommaso d'Aquino? Qual è l'unica creatura che ha vissuto con perfezione il primo comandamento? La Madonna. Perché? Perché ha fatto questa vita. Perché solo con questa vita vivi con perfezione il primo comandamento. O com'era bella, o com'era bello vederla, sentirla che faceva da madre in ciascuna creatura. Cosa c'è di più bello di avere per noi una madre? E formando in esse il suo mare d'amore, mandava le sue note, le sue frecce, i suoi dardi amorosi al suo creatore, facendo sempre al posto mio quello che dovrei fare io per il mio creatore. E facendola da vera madre, non contenta, non gli basta, ce le portava fino innanzi al nostro trono nel mare del suo amore per farcele guardare. Cioè io devo pensare che la Madonna prende me, mi porta in paradiso, capite? Proprio mi prende e mi porta e dice: guarda un po' Leonardo Maria Pompei, sacerdote, aiutalo, fagli questa grazia, fagli quest'altra cosa. Dice: ce le portava per farcele guardare, sto leggendo, per renderci propizi, e con la forza del nostro volere divino si imponeva su di noi.
Allora, Leonardo Maria Pompei sta in un mare di guai, tiralo fuori, te lo chiedo io. E lo fa. E Dio lo fa. Si poneva su di noi, ce le metteva in braccio, ce le faceva accarezzare, baciare. Cioè io devo stare a pensare che forse la Santissima Trinità mi ha dato un bacio, o forse anche più di uno. Perché? Perché la Madonna mi ha preso e mi ha portato su da loro e ci faceva dare grazie sorprendenti. Sta scritto così qui. Quante santità furono formate ed impetrate da questa Madre Celeste? E per essere sicura, lasciava a guardia il suo amore. Sapevate tutte queste cose? Che la Madonna ha fatto nella Divina Volontà per noi? Per ciascuno di noi, come singolo, come individuo? Ancora. E questa è la prima parte di questo stupendo scritto. Oltre a ciò, tu devi sapere che fin dal primo istante della vita di questa celeste creatura fu tanto il nostro amore che la dotammo di tutte le nostre qualità divine, sicché teneva per dote la nostra potenza, sapienza, amore, bontà, luce, bellezza e tutto il resto delle nostre qualità divine. Allora, attenzione, eh? Cosa si dice in teologia e in mariologia? Tutto ciò che Gesù Cristo ebbe per natura, la Madonna lo ha per grazia. Cioè la Madonna è una creatura divinizzata. Ecco perché io amo chiamarla con San Luigi Maria Monforte, perché è stato lui il primo a chiamarla così, la Divina Maria. La chiama lui così, non è certamente Don Leonardo, non mi sarei mai permesso di inventarmi una cosa di questo genere, d'accordo? Ma quando vedevo San Luigi dice, la chiama la Divina Maria, non la Dea Maria, perché la Madonna non è una dea, ma è divina. Perché? Perché il suo statuto ontologico è creaturale, la Madonna già è stata creata ex nihilo, d'accordo, da Dio, la sua anima e il suo corpo è formato in un momento storico ben preciso nel grembo di Sant'Anna, sua madre. Ma fatto questo, il resto è tutta divina, tutta riempita. Gesù prosegue, già tutte le creature nel mettere alla luce del giorno, diamo la dote. Nessuno nasce se non è dotato dal suo creatore. Attenzione, guardate cosa dice Gesù, ma siccome si scostano dalla nostra volontà, si può dire che neppure la conoscono. Qui Gesù sta dicendo, parentesi, una cosa molto importante. Quando Dio pensa un'anima, la dota di alcune dotazioni sue, caratteristiche, ci sono dei doni, delle cose che Dio gli ha dato a lui e a lei. Attenzione però, dice, se si scostano dalla nostra volontà, nemmeno le conoscono. Capito? Nemmeno le conoscono. È una tragedia questa qui, perché tutti gli uomini si scostano dalla divina volontà. E quindi sciupano quasi a priori tutta l'attrezzatura di natura e di grazia fornitagli da Dio nel creato. È una tragedia questa qui, eh. Invece questa Vergine Santa non si scostò mai, quindi la Madonna non ha sciupato niente. Non si scostò mai. Fece vita perenne nei mari interminabili del nostro Fiat. E quindi che è successo? Cresceva insieme con i nostri attributi. E come formava i suoi atti nelle nostre qualità divine, così formava mari di potenza, di sapienza, di luce d'altro. Qui c'è un vortice, una spirale interminabile. Io qualche giorno fa ho avuto la grazia di passeggiare un pochino su una spiaggia. Subito, quando vado subito sulla spiaggia, la prima cosa che penso, guarda un po', sei capace di contare tutti quanti i chicchi di rena, i granelli di rena? Ne ho preso un pugnetto di sabbia sulla mano, di quanti granelli di rena ci saranno qua in mezzo? Centinaia di migliaia, presumibilmente. E in tutte le spiagge del mondo, ma quanti so? Cioè, capite? Eppure San Luigi Monforte dice: è più facile contare i granelli di sabbia di tutte le spiagge del mondo. E San Luigi è nato dopo la scoperta dell'America, quindi non pensava come ai tempi di Mosè che il mondo fosse molto più piccolo, quindi sapeva che esisteva l'America, quindi avoglia oceani, quindi avoglia spiagge che ci stanno, eh? Piuttosto che le virtù, i meriti e le grazie della Madonna. Quindi possiamo dire che
Vivendo con la nostra scienza, le davamo continue lezioni di chi era il suo creatore. Crescevano le nostre conoscenze. Attenzione, e ne seppe tanto dell'ente supremo che nessun angelo e santo potette arrivarle. Questa è dottrina comune nella Chiesa, che la Madonna da sola ne sa più di tutti i santi e gli angeli messi insieme. Anzi, sono tutti ignoranti innanzi a lei, perché nessuno crebbe e fece vita insieme con noi. Capite? Il dono della divina volontà, quello che Gesù è stato fatto agli uomini, manco agli angeli, d'accordo? Gli angeli stessi stanno, come dire, stanno guardando qualcuno che entri in questo mondo e che faccia gli atti nella divina volontà per avere una gioia che loro non conoscono a quello che qui c'è scritto. Essa entrò nei nostri segreti divini. Nessuno conosce Dio come la Madonna. Metti vicino la Madonna e oscuri Cristo. Ma che dici? Ma tu c'hai quella più grande conoscitrice di Dio che esiste in tutto l'universo. Nessuno meglio di lei ti può spiegare chi è, senza errore. Nessuno. Essa entrò nei nostri segreti divini, nei più intimi nascondigli del nostro essere divino, senza principio né fine, nelle nostre gioie e beatitudini imperiture. Ripeto, nessuno come la Madonna soffrì tanto quando era sulla terra. Gesù e Maria sono le creature che hanno sofferto più di tutte. Però c'è il rovescio della medaglia. Guardate che nessuna creatura è vissuta tanto felice sulla terra quanto la Madonna stessa. D'accordo? Perché cioè, nella divina volontà, ricordiamolo, c'è la croce, non dimentichiamolo mai. Perché dopo il peccato originale, anche Gesù e Maria hanno preso la condizione, dice San Paolo, che Gesù prese un corpo simile a quello del peccato. D'accordo? Quindi non è solo delizia, è tutta delizia. C'è la croce. Però la delizia ritorna, capite? Cioè la Madonna le ha vissute queste cose sulla terra. Nessuno era beata e felice anche qui quanto lei e nessuno ha sofferto tanto quanto lei. Questo in parte è già conosciuto nella letteratura, nella storia dei santi e della mistica, perché se uno legge le vite dei santi e dei mistici, grazie impressionanti, estasi, rivelazioni, rapimenti e croci allucinanti, sempre insieme. Qui si raggiunge proprio il top, d'accordo? Quindi beatitudini, imperiture, gioie divine unitamente alla croce. E con la nostra potenza che teneva il suo potere, la nostra potenza, la Madonna si teneva il suo potere, ci dominava e padroneggiava. Cioè, questa è un'altra espressione che uno rimane sconvolto. Capite? Ancora più sconvolto quando in altri scritti Gesù dice: bene, questo è quello che c'aveva la Madonna, dice a Luisa. Poi io adesso te lo do a te, e attraverso di te arriverà chiunque lo desideri. Cioè, un giorno qualcuno potrebbe dire dall'altra parte che Don Leonardo ha dominato e padroneggiato la Santissima Trinità. Scritto così qui, non per lui, ma se ha avuto il dono della divina volontà e quindi si relaziona a Dio con la sua stessa volontà divina. La volontà divina è il principio dell'autorità e del dominio in Dio stesso, capito? È evidente che non è che una creatura può dominare l'Altissimo, no? Ma è questa la modalità, è questo il senso in cui intendere questa espressione. E noi la facevamo fare, capisci? Dio la lascia, anzi, godevamo della sua padronanza, sentiamo questi termini, e per renderla più felice. Le davamo i nostri casti abbracci, i nostri sorrisi d'amore, le nostre condiscendenze. Cioè, la Madonna era abbracciata dalle persone divine. Le nostre, dicendole: fa ciò che vuoi tu. Fa ciò che vuoi tu. Capite? Fa ciò che vuoi tu. Allora, la Madonna, perché la Madonna si può dire fa ciò che vuoi tu? Perché tanto tutto quello che vuole la Madonna, ciò che vuole Dio. Capite? La Madonna non ce l'ha la volontà sua, la Madonna è tutta volontà divina. Capite? Quindi quando la sua volontà umana si muove come interprete dell'espressione della volontà divina, con cui sta fusa. Il nostro volere è tanto l'amore verso le creature
e il suo grande desiderio di farle vivere in esso, che se ciò tiene le leggette in un abisso di grazie e di amore, fino ad affogarle, che la piccolezza umana è costretta a dire basta. Sono già affogata, mi sento di volare dal tuo stesso amore, non ne posso più. Allora, ragazzi, mancano pochi minuti all'ultima puntata. Qui ci si deve fare. Tu ci credi a queste cose che hai ascoltato? Riservate solo la Madonna? No, dice Gesù. No, se l'avesse vissuto solo lei. Per questo ho scelto Luisa, spiega nelle altre parti degli scritti. Prima, cioè come pioniera, come prima cittadina, diciamo, di questo regno. Perché se uno legge questo scritto e dice: bella forza, ma una Madonna immacolata, ma io che ci posso fare? Cioè, non ci sarò mai immacolata, come faccio a vivere queste cose? Luisa non era immacolata. Non lo era. E le ha vissute. E anche Luisa è stata affogata, divorata dall'amore divino a dire non ne posso più. Lo scrive negli scritti, leggeteli, d'accordo? Le esperienze che ci ha avuto di quando si sentiva completamente. Tant'è vero che poi quando il Signore l'ha, come dire, la lasciava qualche giorno da sola, cosa che faceva abbastanza. Lei, si dice dalle nostre parti, sclerava, d'accordo? Usciva pazza, usciva. Gli sembrava di impazzire. Perché è una cosa talmente, cioè, che capite, quando uno è affogato dall'amore, cioè che sta in estasi perpetua, è chiaro che se glielo togli quello non capisce più niente, sta male. Questo non è, come dire, appannaggio solo della Madonna, solo di Luisa o di pochi. È appannaggio di chiunque, l'abbiamo visto nella puntata precedente, le disposizioni per vivere nella divina volontà. Acquisiscile e comincia tranquillamente a sognare, perché questo è un sogno lecito, d'accordo? Perché è promessa questa cosa qui. Se io faccio il possibile per entrare in questo mondo e non vivrò queste cose, sono due le cose: non ho fatto abbastanza, è possibile, o queste cose non sono vere. Quando dall'altra parte dirò: queste sono tutte stupidaggini, che se no io non ho vissuto niente tutta questa roba qua. Sentite come prosegue ancora Gesù. Tu devi sapere che il nostro amore non si contenta, non dice mai basta. Quanto più dà, più vuole dare. Capite? Cioè, questa è la beatitudine del cielo, cioè in paradiso. Cioè, ma bisogna pensare, cioè, ma ci rendiamo in paradiso? Sarà sempre così. Cioè, sarà un continuo, cioè, sarà un essere continuamente affogato. Cioè, Dio ci rimbambirà d'amore. Capite? Cioè, uno non ce la fa più. E se ne inventa in continuazione di nuove, 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 è inesauribile, capite? E ogni nuova contentezza, si aggiunge tutta quell'altra che c'è avuto prima, si aggiunge per tutta l'eternità. Questa cosa può cominciare qui, non è necessario aspettare il paradiso. Questa è la bella notizia, una delle cose più, cioè a me è la cosa che mi ha più sconvolto e mi ha più attirato di questi scritti. Perché l'uomo, cioè, scusate, cioè, l'uomo la cerca la felicità, è normale che la cerchi. Non sappiamo dove si trova, non sappiamo dove andarla a prendere. La cerchiamo in tutti i posti, cioè, ci abbarbichiamo, andiamo a cercarla. Perché si fanno una montagna di peccati? Perché l'uomo fa una marea di peccati? Perché fanno una montagna di peccati impuri che si avvoltolano peggio, insomma, degli animali immondi? Perché si pensa ancora sia più me la godo e più sarò felice, ma l'esperienza insegna che non è così. Ecco, tu devi sapere che il nostro amore non si contenta, non dice mai basta. Quanto più dà, più vuole dare. E quando diamo è la nostra festa. Imbandiamo la mensa a chi ci ama e la pressiamo a restare con noi per fare vita insieme. Questo è Dio. Questo è Dio. Ecco perché Papa Francesco sta sempre a dire che Dio è amore, che Dio è misericordia. Non è che. Cioè, non è che questo è da intendere travisare nel senso che Dio manda tutti in paradiso, che non c'è anche la giustizia, ma anzitutto ed essenzialmente Dio questo è, Dio questo vuole, capite? Come dice Giuda Santa Faustina, ma sì, la giustizia c'è sta, ma io la apro contro voglia quella porta, non vorrei, d'accordo? Non è la mia natura, io non sono fatto così. Io te voglio bene, vorrei vederti felice da subito. Con la croce, perché di questa non se ne può fare a meno, dopo il peccato, ma felice. Ora, figlia mia, ce la faremo a finire? Speriamo. Mamma un po'.
Sì, forse ce la facciamo. Ora, figlia mia, ascolta un altro prodigio del nostro Fiat in questa santa creatura. Quindi, di nuovo cambia, ne dice un'altra. Non basta ancora. E come lei ci amava e rese estendibile la sua maternità a tutte le creature, in ogni atto che faceva. Attenti, se amava, pregava, adorava, soffriva, tutto, anche il suo respiro. Cioè, che bello sentire un respiro della Madonna. Cioè, in silenzio, essere come una mosca, andare dove stava e sentire la sua ispirazione, il palpito, il cuore immacolato che batte. Immaginate il cuore immacolato che batte, io non, cioè perde subito la testa. Il passo, l'incedere dei passi della Divina Vergine. Quindi, stando il nostro Fiat, il nostro essere supremo, il passo erano trionfi e vittorie che facevano gli atti della Vergine, cioè quando la Madonna muoveva un piedino, era un trionfo, una vittoria di Dio. Capite? Così è. E la Celeste Signore trionfava e vinceva in Dio in ogni istante della sua vita mirabile, quindi anche in un ispirazione ed espirazione. In ogni istante della sua vita ammirabile, prodigiosa, erano trionfi e vittorie tra Dio e la Vergine, ma questo è nulla. Non era soltanto una cosa tra lei e Dio. Facendola da vera madre, chiamava i suoi figli tutti e copriva e nascondeva tutti i loro atti nei suoi, e li copriva con i suoi trionfi e con le sue vittorie, dando loro come dote, torno al discorso, tutti gli atti suoi. Con tutte le sue vittorie e i suoi trionfi. Quindi, quando io muovo un piedino, quando ti alzi, stai seduto ad ascoltare questa catechesi, bene, quando ti alzi e cominci a camminare, pensa pure che sui tuoi piedi, sui tuoi passi, ci sono quelli della Madonna. E un passo tuo fatto dalla Madonna in te è un trionfo divino, è un atto incommensurabile, e c'è. E poi proseguo la lettura, con una tenerezza d'amore da spezzare il cuore e sentirci vinti, ci diceva: ma è stato orabile, guarda lì, sono tutti i miei figli. Le mie vittorie e trionfi sono dei figli miei. Sono le mie conquiste che dono a loro. E se ha vinto e trionfato la mamma, hanno vinto e trionfato i figli. Capite? E tanti trionfi e vittorie fece in Dio. Per quanti atti avrebbero fatto tutte le creature affinché tutti potessero, vi rendete conto quanti atti hanno fatto tutte le creature umane vissute sulla terra, per esempio da Adamo fino ad oggi, chi è che sa dire tutti questi scienziati che ci stanno adesso, quanti uomini ci sono stati? Numero, quanti miliardi di uomini sono stati fino ad oggi? 30 miliardi? Quanti saranno stati? E quanti atti hanno fatto questi 30 miliardi di uomini? Quanti? Dal primo respiro che hanno fatto, dal primo palpito dentro quando erano nel grembo della mamma, dal primo battito del cuoricino fino a quando sono morti. Tutti i fatti della Madonna, tutti. E tanti trionfi e vittorie fece in Dio per quanti atti avrebbero fatto tutte le creature affinché tutti potessero dire: sono dotato dagli atti della mia mamma regina e per suggello ha investito i miei atti con i suoi trionfi e vincite che fece col suo creatore. Sta scritto qui, eh? Lo sapevi? Ci credi? Sicché chi vuol farsi santo, vedete, trova la dote della sua madre celeste e di suoi trionfi e vittorie per giungere alla santità più grande. Vedete già l'intuizione di San Luigi Maria Monforte, che non conosceva queste cose. Se vuoi diventare un grande santo, totus tuus. Scompari e fai vita mariana al 100%. Il debole trova la forza della santità della sua mamma e dei suoi trionfi per essere forte. L'afflitto, il sofferente, trova la dote delle pene della sua madre per ottenere il trionfo, la vittoria della rassegnazione. Ti senti debole? Guarda che la Madonna era una leonessa, altro che leonessa, era d'acciaio. La Madonna è stata capace di stare sotto il Calvario intrepida, imperterrita. D'accordo? Quindi non c'è difficoltà che tu non supererai se fai tuoi gli atti di Maria. Sei afflitto, sei sofferente? L'addolorata non la batte nessuno.
Vestiti, copriti delle sue pene per ottenere il trionfo e la vittoria della rassegnazione, di accettarle profondamente da Dio. Sei un peccatore, ancora, proseguo la lettura, il peccatore trova la vittoria e il trionfo del perdono. Ho citato Maria Valtorta, c'è un episodio di Maria Valtorta che Cimo Ceburo non crede, a me piace molto pensare che sia vero. Quando la Madonna uscì dal Cenacolo per andare, era arrivato San Giovanni a chiamarla che Gesù era già stato condannato, stava per partire il corteo della cosiddetta Via Crucis, Giuda che stava vaneggiando, era tornato dalle parti del Cenacolo a fare pazzie e praticamente si è incrociato, lui stava andando via e la Madonna stava uscendo e si è trovato davanti Giuda. La Giuda gli ha detto: Giuda, che hai fatto? Vieni con me, andiamo da mio figlio. Lui perdona. Ma vi rendete conto, ragazzi? Cioè io quando leggo quella cosa lì, cioè, se l'ha inventata Maria Valtorta, essa la sarà pure inventata, ma c'aveva una fantasia, cioè, se fosse vero, cioè, è una scena, ma marianissima, perché ecco, cioè, se questo fatto fosse successo, cioè, non ci credo a Maria Valtorta, non ci crede, ma tu immaginati che se avesse incontrato Giuda, cosa faceva la Madonna? Faceva esattamente quello che ha detto Maria Valtorta. Gli avrebbe detto, vieni con me. Ah, oh, ma questa è, cioè, il figlio stava per morire per quello che aveva fatto con il mascalzone, che l'ha venduto e l'aveva tradito. Ammazzandola, infilando uno stiletto acuminato nel cuore della Madonna. La Madonna è morta a causa della morte di Gesù, non è morta nel corpo, ma dalle morti mistiche che si è fatta sul Calvario, non le conosce nessuno. Eppure gli ha detto: vieni con me, che lui perdona. E se lo sarebbe preso sotto braccio a portarlo fino a su, e l'avrebbe tenuto se lui avesse accettato. Se te prende la Madonna, il diavolo, che ormai è quello che c'era, il diavolo ancora, scappava, sarebbe stato salvo. Bastava che facesse un gesto di volontà. Non l'ha fatto. E ha fatto una brutta fine. Allora, insomma, tutti trovano in questa sovrana regina la dote, il sostegno, l'aiuto, lo stato in cui si trovano tutti. Ed oh, com'è bello, è la scena più commovente, rapitrice ed incantevole vedere questa madre celeste in ciascuna creatura che fa da mamma, cioè in tutte le apparizioni mariane. Appare questo proprio, questo cuore materno, sollecito, premuroso. Io prego la Madonna che faccia sentire, almeno a qualcuna delle persone che stanno sentendo, staccate, ma a più persone possibile, quanto le ama. Gesù dice: la sentiamo che ama e prega nei suoi figli. Questo è il prodigio più grande tra il cielo e la terra, e bene più grande non potevamo dare alle creature. Gesù sta dicendo che il bene più grande che ha dato a te e a me è la Madonna in questa dimensione. Io concepito in lei, lei concepita in me, lei che mi ha dato la dote di tutti i suoi atti già fatti per me ed in me, e lei che ha tutto pronto per la mia santificazione, beatitudine terrestre e beatitudine celeste. Chiaro? Ora, figlia mia, devo dirti un dolore della Madre Celeste. Qui purtroppo concluderemo così, perché forse è bene che sia così, perché è tutto bello quello che ci siamo detti in queste puntate, ma c'è un problema, che è la nostra volontà, è il nostro libero arbitrio. Questo problema rimane. L'abbiamo appena visto drammaticamente devastante e pessimamente risolutivo in Giuda. Potrebbe essere purtroppo anche in noi. Ora, figlia mia, devo dirti un dolore della Madre Celeste e tanto suo amore per l'ingratitudine delle creature. Questa dote che con tanti sacrifici, fino all'eroismo di sacrificare la vita del suo figlio, Dio con tante pene atroci, questa dote che ella ha ottenuto alle creature, vi è chi non la conosce, chi appena prende un tenue interesse e fanno vita povera di santità. La stragrande maggioranza degli uomini, che vita fanno? A me mi viene una pena quando mi guardo in giro, l'ho già detto in qualche puntata. C'è proprio una stretta al cuore, dicono a Roma. Dico, ma tu guarda questi come campano. Potrebbero vivere una vita divina da gran signori, felice. Che schifo proprio, guarda. Disastro, che dolori, che sofferenze.
Come soffre nel vedere i suoi figli poveri, possedere immense ricchezze d'amore, di grazia, di santità, perché non sono ricchezze materiali, ma le ricchezze di questa madre celeste sono ricchezze che ha messo la sua vita per acquistarle. E non vederle possedere dai suoi figli e tenerle senza lo scopo perché le acquistare è un dolore continuo. Cioè, ci sono anime che vanno all'inferno. Cioè, tu pensi un'anima che va all'inferno? È un'anima per la quale, che è stata concepita in Maria. Maria è stata concepita in lei, che l'ha seguito in ogni istante della sua esistenza, gli avrebbe rifatto tutta la sua esistenza, riparati tutti quanti i suoi peccati, non se ne è mai accorto. Non gliel'ha mai chiesto, non l'ha mai voluto. È una tragedia. E perciò vuol far conoscere questo bene a tutti, perché se non si conosce, non si può possedere. Vedete? La fine è uguale al principio. Come sono partite queste catechesi? Dalla conoscenza. Se noi non conosciamo queste cose, anche le cose che avete sentito, chi non aveva già letto questo scritto, non le sapeva. Ci metto la mano sul fuoco, a meno che non mi faccia la famosa mail a dire no, io già lo sapevo, l'avevo letto in San X. Attendo. E come queste doti le acquistò in virtù del fiat divino che regnava in lei, che l'amava tanto, che le faceva fare ciò che voleva e dovunque volesse arrivare a bene delle creature, però sarà, perciò sarà il mio volere divino regnante che metterà le creature a giorno di queste doti celesti e farà loro prenderne possesso. Perciò prega che sia conosciuto e voluto dalle creature un bene così grande. Ce l'abbiamo fatta a completare la lettura commentata. Senza parole, giusto? Quindi il termine di queste catechesi penso che sia un senza parole, oppure credo di averlo già detto anche in questa sede. Il libro di cielo io lo chiamo il libro delle favole, ma non in senso dispregiativo, perché le favole sono belle, sono bellissime. Appunto, sono favole, no? Tutti quanti sogniamo di vivere una favola, tutti, d'accordo? Perché la favola è bellissima. Qui c'è una favola vera. Chi ci può entrare in questa favola? A mio avviso è molto semplice. Chi ci crede per davvero. Provare per credere. Al massimo che succede, tra qualche anno uno dice, vabbè, era tutto finto, non c'è nessuna favola, lasciamo perdere. Ma non credo che così sarà. Io conosco, grazie a Dio, qualche anima che non per entusiasmo e non in maniera superficiale o anche a volte un po' stranetta, un po' fanatica, no? Perché purtroppo abbiamo già accennato che in questo mondo, come tutte quante le cose molto prezioso, il demonio a volte fa guai, d'accordo? Quindi ci sono tanti problemi. Ma quando una persona prende le cose sul serio, si impegna sul serio, senza eccessi, senza stranezze, senza fanatismi, ma anche con un'estrema serietà, credendoci, costanza e perseveranza, in breve tempo comincia a gustare qualcosa, ecco, di quella bellezza tutta divina e soprannaturale che si comincia a percepire. E dice, bene, se questi sono gli inizi, immaginiamoci lo svolgimento e la fine. E quindi, beato chi trova in te la sua forza, dice un bel salmo, e decide nel suo cuore il santo viaggio. Ecco, io auguro a tutti coloro che hanno ascoltato con pazienza e perseveranza queste catechesi fino all'ultima, che il frutto di tutto questo tempo dedicato, non certo ad ascoltare me, ecco, speriamo che abbia parlato qualcun altro attraverso la mia povera voce, insomma, perché io non sono assolutamente nessuno. Il frutto di tutto questo speriamo che sia. Bene. Bene. Ho abbastanza focalizzato. Vado. Proviamo sul serio. Basta una volontà ferma e risoluta e poi costanza e perseveranza a qualunque costo. Diceva Santa Teresa che questo ci vuole per ogni cammino di santificazione, per questo più che degli altri. Volontà ferma e risoluta, ovviamente illuminata dalla fede e dal credere alle cose che abbiamo meditato insieme, e poi si va avanti, capisco o non capisco, si leggono gli scritti e si va avanti.
la Divina Volontà e la Divina Maria faranno tutto il resto. La mia benedizione a tutti. Ave Maria.